Ci trucchiamoci solo col make-up. Drugstore, vediamo cosa esce fuori per il primer. Maybelline. Non ho proprio un vero e proprio primer, ho questo qui, 4 in 1, ma potrebbe andare bene. Dai, lo usiamo come primer illuminante, non è tra i miei preferiti, però la formula mia che è un po' fallata, non lo so. Fatto sta che il 4 in 1 non lo percepisco. Vabbè, passiamo al fondotinta, vediamo di fare una cosa decente, L'Oreal. Fortunatamente ho proprio comprato il True Match poco tempo fa, quindi utilizziamo lui, che mi sta piacendo anche parecchio. Ok, passiamo al correttore, che sbatti stanno pure facendo i lavori. Maybelline, allora di Maybelline ho questo, che in realtà non mi fa impazzire perché è leggerissimo. Sì, è proprio acqua fresca per il mio contorno occhi, poverino. Mi sono ricordata che ho questo, mille volte meglio. Questa è la colorazione 08, un po' giallina devo dire. Però, guardate che differenza. Contour in crema, vediamo cosa esce fuori. Non ce l'ho, ma non so neanche se esiste in realtà. Elf. Niente, non ho il contour, però ho il blush di Elf, quindi andremo a utilizzare lui, che odio. Letteralmente un mio bocciato. Il colore è troppo luminoso, fa macchie. Terribile. Allora, questo è l'effetto. Vediamo un attimo cipria di Maybelline. Ok, non ho trovato una cipria, ma ho questo fondotinta compatto che useremo come cipria. Vado con la colorazione più chiara sul contorno occhi. Dai, deve uscire qualcosa di decente, per forza, per forza. Passiamo le sopracciglia, mo. NYX, molto bene. Vado prima con il Tiki Sikit colorato. Poi vado a riempire i buchetti con la Lipness Snatch. Finalmente una faccia. Ora passiamo al bronzer, ok. Utilizziamo questo Kissed by the Light di Essence. Mi piace un sacco d'estate. Sicuro che è più bello, è colpa del blush se non è il massimo. Comunque andiamo avanti con gli occhi. Morphe. Cos'ho di Morphe per gli occhi? Ho il reperto storico della palettina con James Charles. È un look caldino, dai, giusto per l'estate. E tra l'altro sono molto curiosa di provare il nuovo brand di James. Vedremo com'è. Peroncino più scuro alla fine dell'occhio. Ho fatto un mix del fucsia rosa per riprendere un po' la collana, quindi toni caldi ma un po' di fucsia, ci sta molto bene. Passiamo al mascara, che ce n'è a bisogno assolutamente. Ok, Essence, proviamo di nuovo questo qui che ho visto proprio l'altro giorno e ho detto riproviamolo, ricompriamolo, quindi perfetto. Sono proprio curiosa di vedere se mi piacerà ancora così tanto come quando ero piccola. Posso dire, c'è di meglio, nel senso, sì, sicuramente l'ho appena aperto e non dal massimo, però non chissà che. Vabbè, passiamo alle labbra, NYX matita. Molto molto contento, ultimamente sono in fissa con Nude Truffle. In realtà come formula preferisco queste qui, ma questo colore è veramente veramente bello, quindi lo utilizzo lo stesso. Vedete? Super carino come colore. Mentre il rossetto di Maybelline. Molto happy, io li amo. Penso che andrò con uno di questi due. Vediamo quale ci sta meglio. Abbiamo il 105. Troppo aranciato. Il numero 15, molto molto meglio. Amici, questo è il look terminato. Che dire, poteva andare molto meglio, ma anche molto molto peggio. Quindi siamo abbastanza soddisfatti. E niente, fatemi sapere voi cosa ne pensate. Ci vediamo alla prossima challenge.